Piccolo paese di aviatore italiano, pilota commerciale, istruttore acrobatico, che pratica la disciplina dell'acrobazia aerea a livello agonistico, partecipa a gare internazionali come membro della Nazionale Italiana di Volo e vola come pilot display nelle più importanti manifestazioni mondiali che si svolgono ovunque ci siano grandi appuntamenti, grandi saloni internazionali. Svolge questa attività acrobatica presso il Centro Nazionale di Acrobazia, dottor Emilia e dottor Alpina. È stato istruttore di volo presso l'International Rider Acrobatic Academy, presso Inghilterra e California, negli Stati Uniti. Ha allenato la Nazionale di Acrobazia Aerea della Romania e i piloti della Real Aero Club del Paris. È stato il primo italiano a conquistare 9 medaglie d'oro, 8 d'argento e 4 di bronzo della FAI della disciplina acrobatica. È il miglior, è il pilota con il miglior piazzamento di sempre nella storia dell'acrobazia italiana nel circuito del campionato del mondo di categoria illimitata ed è il più giovane vincitore assoluto del World Air Games, risultato che ha raggiunto con 2 medaglie d'oro, 2 di bronzo. Due volte campione del mondo. Attualmente è un pilota commerciale legato a voli di vite e noi siamo in attesa dell'inizio del display di Luca Bertossi. Nel frattempo Mario Cotti ha spento il motore di questo bestione T6 davanti a noi. C'è ancora le cuffie, non riesce a sentirci. E dopodiché anche per lui è doveroso il grande applauso. Intanto tutti i suoi colleghi, compagni e amici di volo si stanno venendo e a Mario gli applausi veramente di cuore da parte di tutto il pubblico e di tutto lo staff di Festivolare 2022. Grazie Mario! Tra pochissimo vedremo sganciare l'aliante di Bertossio. Intanto io voglio invitare tutto il pubblico a recarsi qui vicino al palco per il gran finale appunto di Festivolare 2022. Potete già venire verso il palco, questo logicamente lo dico per le persone che sono giù in fondo verso gli hangar, perché faremo veramente un gran finale tutti insieme grazie logicamente a voi. Sganciato in questo momento il trainatore, Luca ha effettuato lo sgancio, il trainatore in rapida discesa, mentre Luca lassù nel silenzio più assoluto, disturbato solo dal fruscio del vento, perché vi ricordo l'aliante è stato trainato in volo perché non ha motore, quindi una volta sganciato perde completamente il rumore di chi lo traina. Non ha più nessun rumore, se non il fruscio del vento sulle ali.
Sentite il fruscio. Questo era il rumore che la piante produce nel fluido in cui viene ospitato durante il volo. Quindi all'interno del fluido del vento il sibilo che Luca Bertossi con il suo aliante ha prodotto passandoci quasi sopra è quello che lui sente a bordo. Ora Luca arriva, lascia toccare il proprio velivolo e lo porterà per inerzia fino qui davanti quasi al pubblico e quando scenderà anche a lui un grande applauso. Nel frattempo se i piloti che sono qui davanti a noi vogliono salire sul palco per loro ci dovrebbe essere quello che è giustamente. Allora, come già anticipato, vorrei che il pubblico raggiungesse qui il palco per appunto i gran saluti finali di questa fantastica manifestazione che è Festival Aero 2022. Intanto Luca Bertossio sta arrivando, ha già aperto il cupolino del suo deltaplano e a Luca Bertossio gli applausi del pubblico di Festival Aero 2022. Grazie Luca! Allora, gentile pubblico, vi aspettiamo qua sotto il palco per i gran saluti finali di questa edizione.